Il viaggio, senza biglietto. Le letture di Caffè Italia. Il barone di Münchhausen di Rudolf Erich Raspe è la nostra lettura del mese di dicembre 2023 a Il viaggio senza biglietto, un ciclo di 9 episodi dedicati ai bambini, ai ragazzi e a tutti gli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati. Come chi vi parla? Dario Albertini. Tutti gli episodi, ricordo, li trovate sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia e vi suggerisco, dal momento che sto leggendo in sequenza, se avete perso gli episodi precedenti, andateli ad ascoltare in maniera tale da riprendere il filo delle avventure di questo stravagante barone. Queste avventure, spendo poche parole prima di leggervi l'estratto di oggi, hanno ispirato tantissimi film, il più recente dei quali è del 1988 e ha visto fra i suoi interpreti dei nomi decisamente noti come Uma Thurman, Oliver Reed e Robin Williams, senza dimenticare la nostra compianta Valentina Cortese. Ed eccoci alla lettura che vi propongo in questo episodio. Un bel mattino notai dalle finestre della mia camera che un grande stagno poco lontano era letteralmente coperto di anatre selvatiche. Non persi un minuto. Presi il fucile, mi precipitai a corpo morto giù per le scale e corsi fuori tanto in fretta che urtai violentemente contro lo stipite della porta. Fuoco e faville mi si sprigionarono dagli occhi, ma il dolore, anche se acuto, non riuscì a farmi rinunciare al mio intento. Giunto rapidamente a portata di tiro, quale non fu la mia rabbia nel notare, puntando il fucile, che nell'urto di poco prima l'acciarino era saltato via dal cane, rendendo l'arma inservibile. Non c'era tempo da perdere. Mi ricordai immediatamente dell'effetto che la collisione con lo stipite aveva prodotto sui miei occhi. Allora apersi il focone, puntai l'arma contro i volatili e mi affibbiai un potente pugno in un occhio. Il colpo provocò una nuova scarica di faville e la palla partì, fruttandomi 5 coppie di anatre, 4 fischioni e un paio di alzavole. Una caccia memorabile. La presenza di spirito è alla base di ogni impresa. Se soldati e marinai le devono spesso la loro salvezza, i cacciatori e cavalieri non le sono meno debitori per parecchi dei loro successi. Un altro giorno scorsi una dozzina di anatre selvatiche che nuotavano in uno stagno così lontane le une dalle altre che mi parve impossibile poterne uccidere più d'una con un colpo solo. E purtroppo non mi restava che una sola carica di polvere per il fucile. Mi ricordai, allora, che in fondo al carniere avevo un pezzo di lardo. Lo presi e lo legai a una funicella che allungai con il guinzaglio del cane. Gettai il pezzo di lardo nell'acqua e mi nascosi dietro le fitte canne che circondavano il laghetto. Ben presto, una papera adocchiò il lardo, vi si accostò e l'inghiottì, e in men che non si dica, l'esca untuosa le attraversò il corpo per tutta la sua lunghezza, uscendo posteriormente. Dietro la prima anatra le altre accorsero e tutte, trovandosi davanti quel buon boccone, l'inghiottivano finché, nel giro di pochi minuti, il lardo entrò nel becco d'ognuna, ne attraversò il corpo e uscì, trascinandosi dietro la cordicella che le infilò tutte come le perle di una collana. Afferrai allora i due capi dello spago e, dopo essermelo attorcigliato più volte intorno alle braccia e alle spalle, mi accinsi a tornare a casa. Dopo aver percorso un buon tratto di strada, il peso delle anatre cominciò a darmi noia e quasi mi pentivo di averne prese in così grande quantità, quando accadde un fatto strano. Le anatre, che erano sempre vive, cominciarono a sbattere le ali con tanta energia da sollevarmi per aria insieme a loro.
Approfittai di questa fortunata circostanza aprendomi le falde dell'abito e servendomene come timone per dirigere verso la mia casa quell'insolito equipaggio aereo. Quando scorsi sotto di me il tetto della mia dimora, pensai al modo più semplice per scendere. Trovai subito la soluzione. Cominciai a tirare il collo alle anatre una per volta, così che la forza che mi sorreggeva diminuisse lentamente, rendendo dolce la discesa. Quando tirai il collo all'ultima, mi trovavo proprio sopra il camino e, trascinato dal peso delle papere morte, lo infilai scendendo lungo la cappa fino in cucina, dove mi ritrovai davanti al cuoco sbalordito che, per fortuna, non stava cucinando. Durante una battuta di caccia nella foresta, scovai una volpe nera così bella che sarebbe stato un vero delitto lacerarle la pelliccia con una fucilata. Comare Volpe se ne stava appiattita contro un albero. In un attimo tolsi la palla dal fucile, sostituendola con un grosso chiodo. Sparai e centrai il bersaglio con tale precisione da inchiodare al tronco la coda della bestiola. Dopodiché le andai vicino e con un coltello da tasca le praticai un taglio obliquo sul muso. Afferrai quindi lo scudiscio e, delizioso e superbo spettacolo, le diedi tante staffilate da scoiarla. Un destino bendato e la buona sorte correggono a volte i nostri errori. Di questo elementare principio ebbi una singolare riprova di lì a poco, quando scorsi tra i rovi del bosco un cinghiale e una cinghialessa che si inseguivano a breve distanza. La mia pallottola non li aveva colpiti e al botto era fuggito soltanto il cinghiale, che stava davanti mentre la femmina era rimasta immobile come inchiodata al terreno. Quel fenomeno mi incuriosì e fui indotto a indagare sulle cause. Scoprì così che la cinghialessa era una bestia molto vecchia, cieca per via della tarda età, e per spostarsi si teneva con i denti alla coda del figlio, facendosi guidare da lui con la fiducia e la tirannia materne. La mia pallottola, passando tra i due, aveva troncato la coda del maschio, di cui la cinghialessa, che si era arrestata nel punto in cui le era venuta a mancare la guida, teneva ancora in bocca un'estremità. Afferrai quella parte di coda che le penzolava dalle fauci e mi incamminai tirandomela dietro ad essa, persuasa di essere guidata da quel bravo giovane di suo figlio. Mi seguì docilmente e tranquillamente fino a casa. Generalmente le cinghialesse hanno un pessimo carattere, ma più feroci e insidiosi sono i maschi. Un giorno, in una foresta, ebbi la sfortuna di imbattermi in un cinghiale quando men me l'aspettavo. L'animale, innervosito dalla mia presenza, stava per caricarmi, ma io feci in tempo a schivarlo, riparandomi dietro una quercia. Lo slancio del cinghiale era così impetuoso che le sue zanne trapassarono il tronco da parte a parte, impedendogli sia di ritornare all'offensiva sia di ritirarsi. Dissi tra me: «Adesso ti sistemo io, sta tranquillo». E presi a martellare con una pietra la punta delle zanne che fuoriuscivano dal tronco, incurvandole in modo che il cinghiale non poté più fare un movimento e dovette starsene buono e quieto ad aspettare che io andassi al villaggio e ne ritornassi provvisto di solide funi con cui lo legai ben bene, e di un carro su cui, dopo avergli liberato le zanne dal legno con un martello, lo caricai, portandomelo a casa ancora in perfetta salute, salvo un lieve mal di denti. Mi emoziona proporvi queste letture perché, come ho già detto negli episodi precedenti, leggo dall'edizione ormai anziana, ingiallita, che ho tra le mani. Esattamente uno dei primissimi libri che mi furono regalati dai miei genitori. Avevo 8 anni, appena 47 anni fa. Il barone di Münchhausen di Rudolf Erich Raspe è il libro da cui vi sto leggendo alcuni estratti, saranno 9 in totale, a Il viaggio senza biglietto, episodi in uscita nel mese di dicembre 2023. Dario Albertini, grazie per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima lettura su Caffè Italia. Il viaggio
senza biglietto. Le letture di Caffè Italia.